Applico un primer idratante. Applico un fondotinta ad alta coprenza perché Caterina ha diversi rossori e lo stendo per gradi con un pannello molto fitto. Con un correttore ad alta pigmentazione copro piccole discromie tamponando il prodotto con i polpastrelli. Sul contorno occhi invece applico un correttore molto idratante. Con un marrone freddo in crema creo le ombre verticalizzando un po' di più il viso e restringendo un po' il naso. Applico un rossetto come fard seguendo lo zigomo. Fisso la base ed il correttore con una cipria molto leggera beige. Applico un primer occhi per far durare di più il make-up. Ricreo dei punti luce con un matitone burro sotto l'arcata sopraccigliare e sul dotto lacrimale, sfumando per bene. Sul resto della palpebra applico un ombretto in crema color carne anche per omogenizzare. Fisso ed intensifico con un ombretto panna opaco. Applico una matita marrone a lunga tenuta tra le ciglia superiore ed inferiore e la sfumo per bene con un pennellino piccolo. Con un marrone scuro fisso ed intensifico la matita sfumata e sfumo ancora di più con un pennellino più piccolo. Do gradualità alla sfumatura con un ombretto intermedio e do ancora più intensità con un ombretto nero ed un pennellino piatto angolato. A questo punto con un ombretto marrone caldo do intensità alla piega palpebrale sfumando per bene. Con un pennello applico e con un altro sfumo. Applico un po' di nero nella piega e continuo a sfumare. Applico un color caramello un po' più al di sopra per scaldare di più il make-up e sotto l'arcata applico un ombretto panna opaco. Applico una matita burro all'interno della rima. Piego le ciglia ed applico le ciglia finte a ciuffetto. Applico un mascara con scovolino sottile sia su quelle superiori che su quelle inferiori.
Con l'eyeliner in cake ridefinisco pelo per pelo le sopracciglia senza appesantirle. Faccio un mix di due terre da contouring intensificando le ombre fatte in precedenza ed applico un leggerissimo illuminante su zigomi e sull'arco di Cupido. Applico una matita rossa morbida intensa su tutte le labbra. Unisco l'arco di Cupido esattamente come fa spesso Monica Bellucci. Ed infine faccio le onde con la piastra.